Ciao ragazzi, benvenuti finalmente in questo nuovissimo video. Oggi andremo a fare una recensione delle HS70 Pro Wireless di Corsair. Perché ho detto recensione tra virgolette? Perché non andrò a fare una classica e solita recensione di quelle che trovate in giro su internet o su YouTube. Andrò più che altro a parlare delle mie considerazioni su queste cuffie, di quello che ho reputato buono e tutto appunto quello che ho da dire su queste cuffie. Ma il tutto dopo la sigla. Allora, in genere chi cerca su YouTube o comunque su internet dei video recensione dei prodotti è perché vuole assicurarsi che i suoi soldi saranno ben spesi e che il prodotto rispecchi le proprie esigenze. Partiamo da un fattore secondo me fondamentale nella scelta delle cuffie, ovvero la comodità. Queste cuffie sono abbastanza pesanti perché sono wireless, quindi hanno la batteria integrata, però devo dire che come peso non si fa notare. Le cuffie sono comode, i padiglioni coprono perfettamente le orecchie senza stringerle oppure costringerle nei padiglioni, quindi dal punto di vista orecchie starete abbastanza comodi. Io non ho delle orecchie grandissime, però devo dire che ci stanno abbastanza comode dentro. Il padiglione in sé per sé è molto morbido, non avrete problemi se non di surriscaldamento. Io non ho notato grandi e particolari effetti di sofferenza al calore, perché appunto nonostante le abbia usate per 2-3 ore consecutive non ho avuto problemi appunto di surriscaldamento all'orecchio o comunque fastidi. I padiglioni comunque sono in pelle, quindi un minimo tendono a scaldare l'orecchio, ma nulla di così fastidioso. L'archetto è molto molto morbido, non lo sentirete quasi in testa. Le cuciture in pelle inoltre lo rendono davvero davvero bello da guardare, anche se con le cuffie non dovete guardarle ma dovete ascoltare. Comunque il lato estetico non è stato tralasciato. L'archetto appunto è regolabile in modo tale da poter essere indossato da teste più piccole a teste più grandi, e devo dire che io appunto mi ci sono trovato molto molto bene, tranne per il fatto che forse risulta un pochino duro da regolare, quindi non riuscite con una sola mano ma due mani per regolarlo anche in maniera precisa. Però sono cose sulle quali si può sorvolare, dato che appunto essendo molto rigido, una volta che avete trovato il vostro assetto, diciamo, le regolate, le mettete in testa e quando le riponete, soprattutto su uno stand, non avete problemi a doverle poi risettare al prossimo utilizzo. Parlando appunto di utilizzo, per quanto tempo riuscirete ad utilizzare le vostre cuffie senza doverle ricaricare? Io con una carica completa sono riuscito a fare una giornata, cioè le ho tenute 2 giorni senza ricaricarle, però penso che in 2 giorni ci avrò giocato una decina di ore. La casa, se non erro, dichiara 12 ore di autonomia, quindi ci siamo abbondantemente, considerando che io le ho utilizzate sempre con il microfono attivo e il volume al massimo, quindi le ho sfruttate appieno e più di 10 ore le hanno fatte senza problemi. E anche quando ti avvisa con il segnale acustico che le batterie sono scariche, dura per abbondanti altri 10, 15, 20 minuti. Quindi avete tutto il tempo di finire la vostra sessione di gioco. Oltretutto il cavo è abbastanza lungo da permettervi di collegarle e senza nessun problema continuare a giocare. Le cuffie non si staccheranno nemmeno, riprendono da dove le avete lasciate. Senza problemi, continueranno a funzionare anche in carica. E appunto, cosa molto molto positiva, mi sono ritrovato a dover usare il cavo in game perché appunto non le ho ricaricate, e quando sono andato a giocare dopo un paio d'ore mi è arrivata la notifica stesso in cuffia che le batterie erano scariche, ho collegato il cavo e ho risolto. Parliamo adesso della qualità del microfono. Io appunto non ho mai usato cuffie da gaming con il microfono incorporato, ho sempre usato le mie Sennheiser HD450, che sono cuffie principalmente d'ascolto con il microfono esterno, o usavo per sia la chat vocale sia per registrare video il Blue Yeti, e quindi la qualità del microfono era decisamente elevata. Adesso mi sono ritrovato a fare un downgrade perché la comodità di avere il microfono sulle cuffie è tutta un'altra cosa, però a scapito della qualità audio. Diciamo che per la chat vocale va più che bene, ma se volete registrare dei video la qualità audio, lasciate stare, non è per nulla buona. Ripeto, per la chat vocale è quasi ottima,
nonostante comunque si senta la differenza, però ovviamente sono fatte per questo, la chat vocale dovete semplicemente parlare, va più che bene. Oltretutto il microfono è removibile, ha il filtro anti-pop, potete mutarlo e smutarlo dal tastino apposito dietro il padiglione, regolabile in qualsiasi modo, davvero davvero comodo. Ha anche il microfono per la riduzione del rumore, nulla da dire, veramente mi sono trovato bene anche col microfono. Queste cuffie, tramite il programma di Corsair IQ sul vostro computer, hanno a disposizione un'ampia gestione appunto del suono, potete equalizzarle e troverete anche 5 preset, se non erro, di equalizzazione già fatte da Corsair. E cosa ancora più importante, potete attivare la virtualizzazione del surround 7.1. Tutti quelli che appunto sono in questo mondo sanno che la virtualizzazione 5.1 e 7.1 su delle cuffie, soprattutto wireless, non è chissà cosa. Devo dire che io l'ho utilizzato, l'ho provato e mi ci sono trovato bene, anche nel guardare film, perché per provarle a fondo ho provato anche ad ascoltare musica e guardare film, e devo dire che la virtualizzazione 7.1 non è come avere un impianto surround 7.1 fisico, però non è per nulla male, considerando che alla fine è comunque un'esperienza diversa dallo stereo. In gioco non vi so dire ancora come mi sono trovato, nel senso, mi sono trovato bene, però i passi si sente che provengono da un determinato punto, però non so dirvi nel competitivo oppure in sessioni di gioco un po' più appunto competitive se questa funzione possa essere utile o meno. Diciamo che per il resto del tempo le ho usate in modalità stereo, e in modalità stereo nulla da dire. Quindi, lato acustico promosso. Il volume è veramente altissimo, infatti vi stonate a tenerle sempre al volume massimo, però regolando un po' i volumi sui programmi e nel gioco riuscire a trovare un compromesso buono per tenerle anche al volume massimo. Qualità audio buona per essere una cuffia comunque economica da gaming. Con le varie equalizzazioni riuscirete a trovare anche dei buoni preset per ascoltare musica e guardare film, anche se ce ne sono alcuni già appunto di default. Comodità ottima, mi sono trovato e mi sto trovando attualmente ancora bene, sono molto molto comode. Durata della batteria promossa, perché alla fine, considerando che i padiglioni non sono così tanto grandi e non hanno la possibilità di includere una batteria tanto tanto capiente, la durata è buona. E niente, quindi queste cuffie finalmente sono promosse, dico finalmente perché ho provato le Void, la fascia più alta delle Void di Corsair, Pro Wireless anche quelle, e mi ci sono trovato veramente veramente male. Quindi, considerando che quelle le pagai circa 30-40 euro in più di queste, queste le hanno surclassate su qualsiasi punto di vista, quelle avevano l'RGB, una forma più futuristica, ma queste molto classiche, pulite e performanti. Quindi, se dovessi scegliere tra le due, loro vincono a mani basse. Perfetto ragazzi, quindi per questo video è tutto. Spero di essere riuscito a darvi un'idea di come sono queste cuffie e a facilitarvi l'acquisto. Se il video vi è piaciuto, come al solito, lasciate un bel pollicione in su qua sotto, commentate, condividete, iscrivetevi al canale, seguitemi su Instagram e noi ci rivediamo, come al solito, in un prossimo video. Ciao ragazzi!